il notiziario di Radio Rete Edicole. Un buongiorno agli ascoltatori, da Fabio Sebastiani in studio per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono i titoli del giornale radio. Sono 200.000 le famiglie dove a lavorare è la madre, l'uomo è disoccupato. La crescita nel 2005 è stata del 4,2% in più rispetto al 2014. Manager bancari sempre più ricchi e sempre di più nel numero, la retribuzione media è di 1,7 milioni di euro. Dipendenti pubblici, l'età media sfiora i 50 per la funzione pubblica CGIL che sabato parteciperà alla mobilitazione sulle pensioni, il dato è preoccupante. Lavoratori di Almaviva ancora in mobilitazione, oggi saranno sotto il ministero per scongiurare 3.000 licenziamenti. Acqua, tariffe molto variabili da città a città, si va dai 117 euro di Isernia ai 600 di molte province del centro Italia. Vertenza Caltagirone, siamo all'ultima notizia, arriva il sostegno della FNSI ai giornalisti in sciopero oggi. Sono 200.000 le coppie tra i 25 e i 64 anni con figli dove a lavorare la madre mentre l'uomo è disoccupato, quanto emerge dai dati dell'Istat appena pubblicati, aggiornati al 2015, dove viene incrociata la situazione lavorativa e quella familiare. Le coppie dove ad avere una busta paga la mamma sono in crescita del 4,2% rispetto all'anno precedente, erano 192.000 nel 2014 e sono appunto nel 2015 200.000. Nel dettaglio sono 1.092.000 i nuclei, inclusi quelli di un solo individuo, dove tutti i componenti attivi che partecipano al mercato del lavoro sono disoccupati, quindi se reddito c'è arriva da altre fonti e non dall'impiego. La cifra è in calo del 7,5, quindi meno 89.000 unità sul 2014 nel 2015. Sale nel 2014 in Europa e in Italia il numero dei manager bancari che guadagnano oltre 1 milione di euro. Secondo l'ultimo rapporto dell'EBA, l'autorità bancaria europea con sede a Londra, sono cresciuti significativamente nel vecchio continente, passando da 3.178 del 2013 ai 3.865 del 2014, con una crescita del 21,6%. Nel nostro paese sono saliti da 138 a 153 con una spesa totale di circa 260 milioni di euro più altri 52 milioni maturati e i cui pagamenti sono dilazionati ai prossimi anni. La retribuzione media di questi top manager è così pari a 1,7 milioni di euro. Ed ora passiamo a notizie sindacali, perché c'è una indagine della CGIL sull'identità del dipendente della pubblica amministrazione che ha un soffio dai 50 anni e una prospettiva lontana dalla pensione. L'indagine della CGIL è stata elaborata sui dati della Ragioneria Generale dello Stato e parla di 3,2 milioni di dipendenti pubblici con un'età media di oltre 49 anni, che è il picco massimo raggiunto ripercorrendo i dati dal 2001 a oggi. Secondo la segretaria generale della funzione pubblica CGIL nazionale Rossana Dettori, infatti, sono tanti gli elementi critici che caratterizzano in negativo il lavoro pubblico, a partire dal mancato rinnovo dei contratti pubblici in attesa da oltre 6 anni, ma il quadro sull'età media incrociato col blocco del turnover ci dimostra, come precisa la Dettori, che senza un intervento sulle pensioni che garantisca tra l'altro il diritto alla flessibilità in uscita e senza l'ingresso di nuova linfa, di nuove energie nella pubblica amministrazione, sarà inevitabile il progressivo declino della macchina dello Stato. Ancora notizie sindacali, dalle 10 alle 14 di oggi le lavoratrici e i lavoratori di Almaviva Contat e Gepin Contat sciopereranno nuovamente contro i 3.000 licenziamenti annunciati dall'azienda e altri 352 annunciati da Gepin a livello nazionale.
di cui rispettivamente 918 e 132 nella sede di Roma. Ne ha dato notizia l'SLC, CGL, in una nota firmata da Fabrizio Micarelli al presidio, che sarà effettuato sotto la sede del Ministero dello Sviluppo e dell'Economia. Sarà presente anche una delegazione di lavoratori delle due aziende provenienti da Napoli, vittime anche loro dello stesso tragico destino. I lavoratori non hanno nessuna intenzione di farsi scippare il futuro solo perché le istituzioni, i committenti e le aziende, dice il sindacato, le aziende appaltatrici, si rimpallano le responsabilità anziché prendere velocemente le decisioni necessarie e a risolvere la crisi del settore. In questo drammatico scenario, ha aggiunto Micarelli, manca ancora un attore primario, cioè il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che a oggi non ha pronunciato una sola parola sul settore al tracollo e che impiega circa 80.000 addetti. Non molleremo fino a quando questo settore non verrà messo in sicurezza e dando applicazione alle leggi vigenti. Città che vai, bolletta dell'acqua che trovi. Nelle due città più care d'Italia, quindi Grosseto e Siena, dove la tariffa del servizio idrico integrato vale 663 euro, c'è anche Isernia, che prevede invece una spesa annuale di 117 euro. Le città più care hanno tariffe intorno ai 600 euro, quelle più economiche non superano i 220 euro l'anno. In ogni caso, il costo dell'acqua non accenna a diminuire. Nel 2015 una famiglia italiana ha speso in media 376 euro per il servizio idrico integrato, con un aumento del 5,9% rispetto al 2014 e di ben il 61,4% rispetto al 2007. I dati vengono dall'Osservatorio Prezzi e Tariffi di Cittadinanza Attiva. E siamo all'ultima notizia, torniamo ancora al sindacato, anche se in un settore molto particolare come quello dell'editoria. Per quanto riguarda la vertenza Caltagirone, oggi i giornalisti sono in sciopero, domani non ci saranno in edicola il Messaggero di Roma, il Mattino di Napoli, il Gazzettino di Venezia. Sulla loro mobilitazione, iniziativa, c'è una nota dell'FNSI nazionale firmata dal segretario, dal presidente Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti. La decisione dell'editore di trasferire ad altre società pezzi della filiera produttiva editoriale, si legge in questo comunicato, smantellando qualifiche, mansioni e contratto nazionale di lavoro dei blocchi grafici, non può passare sotto silenzio. Con lo sciopero dei giornalisti dei tre quotidiani del gruppo Caltagirone non intendono soltanto schierarsi a fianco dei poligrafici, ma vogliono anche richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di salvaguardare e difendere l'informazione di qualità, un'esigenza che non può passare attraverso la cancellazione di diritti fondamentali e tutele collettive in nome di una non meglio precisata politica aziendale volte al contenimento dei costi. Bene, è tutto per il momento, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. Il notiziario di Radio Rete Edicole.